La LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione provinciale di Lucca, da diverso tempo realizza nelle scuole del comprensorio progetti di prevenzione oncologica primaria, diffondendo tra i giovani alunni l'educazione a corretti stili di vita e l'abitudine a comportamenti che allontanino il rischio di incorrere in gravi patologie. Stamani si è svolto l'evento organizzato dall'Istituto Comprensivo Massarosa 1 in collaborazione con la LILT, l'amministrazione comunale, cui hanno preso parte il presidente e il vice della LILT, Domenico Amoroso e Claudio Sottili. Questa giornata per sensibilizzare i più piccoli alla sana alimentazione, dopo aver provato a coinvolgere con grande successo i plessi di Pietrasanta, di Camaiore, di Lio di Camaiore, è stato Massarosa ad essere protagonista di questa bella iniziativa della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, della sezione lucchese, di cui io sono vicepresidente. Bisognerebbe tornare a mangiare come facevano i nostri nonni, la famosa dieta mediterranea, che non significa rinunciare a qualcosa, significa farlo e mangiare nel modo giusto. La carne una o due volte alla settimana al massimo, privilegiare le verdure, la frutta, i cereali e la pasta integrale, il pane integrale. Questo è uno dei segreti, ma neanche tanto poi segreti, per la ricetta della buona salute. Quello che facevano i nostri nonni e ancora oggi in qualche parte del mondo e in Italia si fa, permette alle persone di diventare centenari. Attenzione, diventare centenari ma con una buona qualità della vita. Al termine sono stati premiati gli studenti che hanno partecipato al concorso che prevedeva la creazione di un video della durata di circa un minuto che rappresentava la sana alimentazione. Ai primi 4 classificati è andato in premio un buono per l'acquisto di materiale scolastico. Lo spot primo classificato verrà trasmesso dalla nostra emittente Noi TV Versilia.